Ben ritrovati ai nostri amici telespettatori e benvenuti nell'appuntamento di speciale di MDC, l'incontro con il wedding e con le categorie che entreranno nelle vostre case per farvi conoscere un pochino più da vicino quello che bisogna fare nel momento e nel giorno più importante della nostra vita. Siamo ospiti in via Monte 1 in quelli di Rondinara di Scandiano, presso l'agriturismo al Colle. Vi aspetto tra qualche istante, ora le immagini di Lisa Paderni. Insieme con Andrea Zivian, titolare di 18 carati in quelli di Puglianello, per affrontare, oltre che per altre circostanze, le bellezze della sua categoria, quella dedicata al wedding. Ciao Andrea. Ciao Trisha, buongiorno. Allora, noi siamo qui perché abbiamo visto e stiamo vedendo da queste immagini uno scrigno che arriva con delle cose bellissime, per cui noi parleremo anche della tua attività, però in questo caso stiamo regalando delle immagini molto molto belle. Sì, in pratica noi abbiamo fornito una parure completa per una sposa con un collier in oro bianco e diamanti e una coppia di orecchini, anzi due coppie di orecchini da poter scegliere o il punto luce a lobo se avesse i capelli raccolti oppure un paio di pendenti per se avesse i capelli sciolti un po' più lunghi e un bracciale tennis che comunque valorizza molto il polso. Le mani ovviamente andranno lasciate libere per il discorso delle femmine. Da che parte sta il gioielliere quando arriva il fidanzato futuro sposo per l'acquisto e dell'anello di fidanzamento e semmai anche per la scelta delle fedi? Assolutamente, l'acquisto dell'anello di fidanzamento è una scelta molto emozionale, quindi diciamo che è l'uomo che viene a scegliere il gioiello per la futura sposa, quindi si lascia sempre andare alla cosa più bella che può scegliere per la sua donna. E invece per quanto riguarda le fedi, i testimoni come si comportano? Di solito sono sempre gli amici oppure sono ancora i tradizionali parenti più stretti? No, diciamo che adesso tante volte sono proprio gli amici che vengono a scegliere le fedi per gli sposi e la scelta è quella più varia possibile, dalle bianche alle gialle oppure quelle piatte. Non c'è più uno standard che è la solita fede gialla classica come si usava una volta. Beh sì, abbiamo il nostro sito che è 18-carati.it e le pagine Facebook e Instagram dove comunque settimanalmente aggiorniamo con i prodotti che arrivano e tutte le varie cose che possiamo mettere dentro il negozio. E noi siamo a Puglianello in centro, in via Taddei 1A, quindi proprio il cuore di Puglianello. E dopo aver lasciato la categoria dedicata all'oreficeria insieme ad Andrea, mi avvicino al fiore di Bagnolo, dove trovo ovviamente Patrizia, che tra le altre cose, dalle immagini di Lisa Paderni, vediamo l'allestimento creato con questo tocco di bianco e di giallo all'interno dell'agriturismo stesso al Colle. Ricordiamo, siamo in quelli di Rondinara di Scandiano, in via Monte 1. Per cui tanti bei fiori, Patrizia, che arrivano direttamente da quelli di Bagnolo. Sì, ho pensato di fare del giallo perché è quello che va adesso, proprio il giallo, con del bianco che poi, insomma, rispecchia un po' il matrimonio, il bianco, insomma. E l'ho fatto con il primo l'ho fatto con delle calle bianche semplice e l'altro l'ho fatto con delle rose gialle perché il colore porta bene, insomma. È tutto bianco con delle rose. E ovviamente però non possiamo dimenticare queste importanti centrotavola fatti con dei fiori un po' particolari, dei fiori trattati. Abbiamo usato uno chabé chic perché così si chiama. Sì, così proprio. Sono rose trattate e che durano con il tempo e ho pensato proprio a delle spose che vogliono regalare questo cofanetto che può rimanere anche con gli anni. Non c'è da bagnare, non c'è da fare nulla, ma sono trattate, sono vere, ma sono state stabilizzate. Il tuo negozio è sito in Bagnolo, dove? In Piazza Garibaldi 11, a Bagnolo in Piano, e in più abbiamo anche il sito Facebook, il Fiore di Patti, oppure l'email bizzopatti@yahoo.it. E dopo l'appuntamento con la fiorista si va a parlare di un trattamento preparatorio viso prematrimoniale, potremmo definirlo così, e lo facciamo con l'estetica olistica di Elena Zanni in Massenzatico in via Cilloni. Ciao Elena.
Ciao Trisha, buongiorno a tutti. Ho fatto una preparazione per una sposa che vedremo qui oggi, molto particolare. La pelle della sposa deve essere comunque illuminata, deve essere ben pulita, detersa, e la cosa molto particolare che troverete nel nostro centro e nei nostri trattamenti è il trattamento all'addome e alla schiena, sempre abbinato al trattamento di preparazione al matrimonio, perché in quei giorni lo stress tende ad aumentare e purtroppo a volte segna anche nel viso lo stress, e quindi noi in questa modalità andiamo a togliere via gli anestetismi che purtroppo possono capitare per quel giorno. E questa è una cosa bellissima, anche perché bisogna prepararsi prima dell'appuntamento matrimoniale, ma dalle stesse immagini di Elisa Paderni vediamo anche una rifinitura di trucco per queste spose che adesso arriveranno, perché arrivano, eh? Sì, il trucco il giorno del matrimonio deve essere speciale, deve essere qualcosa di unico, e noi ci aiutiamo con prodotti altamente naturali e anche dati a pelli un po' più sensibili oppure a occhi che si arrossano facilmente o che si emozionano facilmente per quel giorno. Allora, importante e non per ultimo la possibilità di prendere un appuntamento per dei preventivi gratuiti, ovviamente in sede. Come bisogna fare? Basta chiamare al numero di telefono 331 9921 384 o semplicemente mandare anche un messaggio via WhatsApp o contattarci sulla pagina Facebook, nella messaggeria, alla pagina Riflesso di Te. E ovviamente tra le mille cose da fare c'è anche da vestire le spose. Ancora una volta, Berenice Spose, nel nostro percorso con il wedding, che cosa farà oggi il tuo atelier? Cosa propone? Niente, Berenice ha portato tre capi diversi uno dall'altro, un romantico, uno molto semplice, easy, perché per le spose che non vogliono mettersi in mostra, ma vogliono passare quasi inosservate, però la sposa bella. E un abito semplice anche, questo è ciò che propone Berenice. È chiaro che da Berenice poi abbiamo ogni vastità di modelli per ogni gusto, per ogni sposa. E ovviamente prima dei saluti finali, della chiusura, non poteva mancare il nostro incontro con il titolare, ovvero Corrado, che ha voluto intorno a sé tutto quello che è lo splendore di questo appuntamento con il Dimmi di Sì, ovvero le spose di Berenice Spose. Sono rimasto colpito dalla bellezza delle ragazze, ma anche degli abiti, che sono veramente spettacolari, sono meravigliosi. No, sono contento di aver fatto questa esperienza, che dopo tanti anni di attività nei matrimoni è la prima volta che mi capita di vedere tante spose in un colpo solo. Spero veramente che il posto sia stato all'altezza, che vi sia piaciuto, che anche gli organizzatori abbiano trovato tutto a loro disposizione per fare questa bellissima manifestazione organizzata da questa meravigliosa signora. Noi siamo a Cascina Colle, su Arondinara di Scandiano. Questa cascina è una cascina famosa ormai per i matrimoni, da 15 anni le celebriamo continuamente. Siamo contenti del lavoro che abbiamo svolto fino a questo punto, speriamo di continuare anche con la vostra collaborazione nei prossimi anni, migliorandoci sempre, cercando sempre di fare cose più belle, più affascinanti, più carine, più eleganti. E vi invitiamo a prendere contatti con noi a Reggio Emilia, a Don Papi, perché tanto la gestione è sempre la stessa. Quando avete occasione, noi siamo sia su Facebook che su Instagram, abbiamo tutti i social, siamo presenti dappertutto, anche se non sono molto ferrato io su queste cose, preferisco il contatto diretto. Il mio telefono lo trovate dappertutto, dateci una telefonata e siamo sempre a vostra completa disposizione. E noi ringraziamo Catellani, Corrado in questo caso, per averci ancora una volta dato la possibilità di far conoscere la residenza, in questo caso estivo, già di un altro posto importante come il Don Papi, che avrete modo di poter visitare ogni giorno della settimana. E come di consueto siamo giunti ai saluti finali. A me dispiace veramente molto interrompere questo momento, devo dire, speciale. È lo speciale Dimmi di Sì, per cui non si poteva far diversamente. Lascio spazio ai nostri compagni di viaggio di poter far sì che arrivino nelle vostre case quelle che sono le cose più importanti, i riferimenti, per poter incontrarli più da vicino e magari fare quattro chiacchiere come ho fatto io in questo appuntamento, partendo proprio da Elena Zanni.
Salve, il mio centro è Riflesso di Te, mi trovo a Massenzatico, in via Cilloni 1 e F. Il numero di telefono al quale potete contattarci è il 331-9921-384. Io sono Nadia, Fotorò, il nostro negozio si trova a Cadel Bosco, in via Leopardi numero 3. Abbiamo un sito internet www.fotorò.eu e ci trovate anche sui social, Facebook e Instagram. E Atelier Berenice. E noi ci troviamo a Massenzatico in via Zamenhof numero 15. Ci potete trovare sia sulle pagine, sulla pagina Facebook come Atelier Berenice Spose e Cerimonia e anche su Instagram con Atelier Berenice Sposi. Salve, io sono il Fiore di Patti, mi potete trovare su Facebook come Fiore di Patti. E Andrea Zivian della gioielleria 18 Carati, e noi siamo a Puglianello in via Taddei 1/A. E il nostro sito è www.18-carati.it e ci potete trovare anche sui social Instagram e sulla pagina Facebook. Bene, a me non rimane altro che ringraziare tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione per gentile concessione, Fotorò nella figura di Antonio e Nadia Pastorelli e ovviamente le spose di Berenice. Per quanto mi riguarda davvero tutto, lascio la linea allo studio. Buona visione.